La Cappella Musicale del Duomo di Fano è una delle più antiche istituzioni musicali della città di Fano. Le prime fonti storiche ne riportano l'esistenza sino alle prime decadi del 1400. Una cappella musicale è il soggetto deputato alla cura ed esecuzione del canto e della musica durante le liturgie del culto cristiano. Nella cattedrale fanese, tale istituzione fu composta per secoli dal maestro di cappella, da un collegio dei mansionari, dai pueri cantores e da coristi e suonatori aggiunti in particolari occasioni. Nel 1427 venne pagata la somma di ducati d'oi a tale frate Gaspare Cantore ed è il più antico dato di cui si è attualmente a conoscenza. Il maestro di cappella aveva diversi compiti. Il principale era quello di suonare l'organo, di cantare e di guidare il canto del coro della cattedrale. Assieme al maestro di cappella, il collegio dei mansionari era il nucleo fondamentale del coro della cattedrale ed era composto questo collegio da dei sacerdoti facenti parte del capitolo della cattedrale che avevano come mansione, come compito, quello di cantare il canto gregoriano ma poi successivamente anche il canto figurato, ossia la musica polifonica. Assieme a questi poi c'erano i ragazzi, i bambini, che facevano parte della scuola dei putti, cioè una scuola annessa alla cattedrale dove venivano istruiti i ragazzi che sarebbero diventati sacerdoti della diocesi di Fano. Questi ragazzi erano istruiti dal maestro di cappella al latino, alla grammatica, ma anche e soprattutto alla musica, e quindi cantavano in chiesa, eseguendo le parti acute delle musiche polifoniche. Quando le occasioni erano particolarmente solenni, poi venivano chiamati dei coristi da fuori, che non facevano parte della cattedrale, quindi da fuori, e anche dei suonatori, specialmente di strumenti a fiato come trombe e tromboni, ma anche di strumenti ad arco. Nei secoli l'attività musicale crebbe e il 9 luglio del 1618 Papa Paolo V Borghese emanò una bolla che confermò una serie di benefici economici a sostentamento dell'attività dei musicisti della cattedrale, sancendo così la definitiva ufficializzazione della cappella musicale. Anche se la data ufficiale della nascita della Cappella Musicale di Fano è il 1618, la musica però comincia a essere fatta in cappella molto tempo prima, quando il signore Malatesta regala un organo a questa cappella e quando i primi musicisti, i primi maestri di cappella cominciano a essere remunerati per fare questo lavoro. La musica era sempre più complessa, era musica polifonica, era musica a più voci e quindi non era più sufficiente la competenza e la conoscenza del gregoriano dei monaci o dei canonici. E quindi i primi maestri vengono da luoghi abbastanza vicini, da Cagli, da Pergola, da Fano stessa, ma la centralità di questo posto, la centralità della città, l'importanza della città fa sì che poco per volta i maestri vengano sempre da più lontano. Cesena, Forlì, fino all'inizio del Seicento, quando il primo grande musicista a ricoprire il ruolo di maestro di cappella è Ludovico Grossi da Viadana, un compositore celeberrimo che scrive musica polifonica di straordinario valore artistico e che qui a Fano svolge la sua attività per alcuni anni, solo che, come dire, la musica polifonica era sempre più complessa, ma nel Seicento succede qualcos'altro. Nel Seicento succede che a poco per volta in chiesa entra lo stile dell'opera, e cioè maestri e cantori non sono più soltanto compositori di stile severo e esperti nello stile polifonico, ma diventano cantanti solisti. L'opera coinvolge anche lo stile della musica ecclesiastica. L'opera fa sì che la musica in chiesa sia abbastanza simile alla musica del teatro, e non è una cosa strana che i maestri di cappella che si succedono nel Seicento e soprattutto nel Settecento, ricordiamo della Santa, ricordiamo Pampani, ricordiamo Rastelli o Bellinzani, non siano soltanto musicisti che si dedicano alla musica liturgica, ma sono musicisti molto importanti che girano l'Europa e girano l'Italia per seguire le rappresentazioni delle loro opere in teatro. E la stessa cosa succede con i cantori. I cantori sono sempre più cantanti, cioè sono sempre più solisti che alternano l'attività in chiesa, in basilica, con l'attività nei teatri, fino
fino a, come dire, a storie anche abbastanza divertenti, abbastanza interessanti, di cantori assenti, perché in quel momento in cui dovrebbero essere in chiesa per una importante celebrazione sono invece in un teatro o a Senigallia o a Venezia o in altro luogo a cantare uno stile d'opera. La musica riservata al culto è da sempre stata incentrata sull'esecuzione del canto gregoriano, il canto ancora oggi ufficiale per la Chiesa Cattolica. Il Collegio di Mansionari era appunto un gruppo di sacerdoti esperti nell'esecuzione di tale canto. Ma nei secoli l'evoluzione stilistica della musica ha imposto un aggiornamento del gusto e l'introduzione di un nuovo modo di fare musica, il canto polifonico, cioè l'esecuzione simultanea di più melodie assegnate a diversi cantori, organizzate secondo precise regole armoniche. Dall'esecuzione a cappella del canto gregoriano e della polifonia si è poi passati a quella accompagnata da strumenti musicali. Da qui l'introduzione nella chiesa dell'organo a canne, il re degli strumenti musicali. Il primo grande organo della cattedrale di Fano viene costruito nel 1427 da Paolo d'Adria, un organaro di Venezia, e viene donato alla cattedrale dal signore di Fano, Messer Pandolfo III Malatesta, che fece da mecenate per la città in quegli anni. Questo organo viene sostituito ufficialmente nel 1823 da un altro organo costruito da Sebastiano Vici di Montecarotto. Sembra difficile che questo organo del Malatesta sia durato dal 1400 fino all'800. Probabilmente in questo lungo lasso di tempo lo strumento fu ampliato, modificato, ma non se ne ha notizia. L'organo del Vici viene usato per poco più di un secolo, perché è un organo, uno strumento, come viene definito, come organo orchestra, cioè un organo con una serie di registri che imitavano tutti gli strumenti dell'orchestra, proprio perché l'influsso del teatro, della musica operistica, si era fatto sentire anche nell'estetica organaria. Questo organo viene sostituito appena dopo poco più di un secolo, nel 1909, da questo strumento che attualmente è ancora funzionante, costruito dalla ditta Mascioni, ed è l'Opera 286, uno strumento a due manuali e pedaliera estesa a trasmissione pneumatica con 20 registri. Viene costruito questo organo moderno che potesse essere più attinente ai dettami dell'organaria riformata seguendo l'ideale ceciliano. Abbiamo detto che nel Settecento i maestri di cappella e anche i cantori spesso uscivano da questo luogo e diventavano protagonisti sulle scene dei teatri come compositori o come cantanti, come virtuosi. Nell'Ottocento accade il contrario. Nell'Ottocento è la musica d'opera che entra in chiesa. Entra in chiesa con lo stile operistico, con l'inserimento di vere e proprie parti quasi d'opera, addirittura brani operistici vengono trasformati in brani liturgici. E anche i compositori dell'Ottocento si devono in qualche modo adeguare a questo stile. Persino l'organo e gli organi vengono cambiati, e vengono cambiati nel senso che vengono costruiti strumenti che abbiano all'interno dei registri che riguardano, che assomigliano più alla banda, che assomigliano più all'orchestra e all'opera. Tutto questo portò nella seconda metà dell'Ottocento alla nascita di un movimento che coinvolge tutta l'Europa, che è il movimento ceciliano da Santa Cecilia. Che cosa desidera questo movimento? Desidera riportare la musica in chiesa alla sua antica funzione di abbellire e sottolineare i momenti più importanti del culto, e quindi togliere tutta quella parte profana che aveva caratterizzato la prima metà del secolo. Questa cosa accade anche a Fano, dove ci sono maestri che ricominciano a comporre in uno stile più severo, in uno stile più partecipato, e non casualmente forse proprio in questo momento di riforma e di ristrutturazione anche la cappella vede la sua fine, la fine della sua storia nel 1906. In realtà proprio nel 1909 invece verrà inaugurato l'organo che viene costruito secondo le norme della scuola siciliana e che sarà un punto di partenza nuovo per la storia di questo luogo.
Fu il vescovo di Fano, Monsignor Vincenzo Franceschini, a chiudere definitivamente la cappella musicale della cattedrale nel 1906. L'intervento del vescovo si esplicò anche nell'importante dono di un nuovo organo alla cattedrale, l'attuale organo Mascioni, in sostituzione del precedente che troppo risentiva nell'estetica della sua fonica dell'influsso teatrale e non rispondeva ai criteri della riforma dell'organaria che il movimento ceciliano perseguiva. Il nuovo strumento, 22 registri, pneumatico a due manuali e pedaliera estesa, fu un'importante novità per l'epoca, tanto da essere inaugurato da Ulisse Mattei, importante organista titolare della Basilica di Loreto, e da una conferenza tenuta da Giovanni Tebaldini, uno dei principali esponenti del movimento di riforma. Dopo la chiusura della cappella musicale nel 1906, diverse formazioni corali si occuparono di eseguire il canto liturgico nella chiesa cattedrale. La più importante forse fu quella del primo Novecento, cioè la Schola Cantorum del Seminario Regionale, che fu guidata per molti anni dal maestro Monsignor Gino Tonelli, che era musicista, organista e compositore. Dopo la riforma del Concilio Vaticano II, che impose una riflessione sullo stile della musica liturgica e sacra, alterne fortune guidavano i cori della cattedrale, fino ad una stabilizzazione definitiva nel 2006 con un coro che attualmente rappresenta la cappella musicale della cattedrale, nella sua formazione moderna. Oggi la formazione corale è composta da un coro di adulti e da una formazione di pueri cantores e di juvenes cantores, che vanno dai 9 ai 18 anni e sono allievi della scuola corale della cattedrale, una scuola di musica che dà ai ragazzi la possibilità di studiare canto e uno strumento musicale grazie ad una borsa di studio offerta dalla diocesi, in cambio del loro servizio canoro nelle liturgie della cattedrale. La scuola opera in convenzione col Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, proponendo lo stesso percorso di studi. La scuola corale della cattedrale è un indirizzo di studio dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, patrocinato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. L'attività musicale della cappella musicale del Duomo si divide ovviamente tra la partecipazione alle più solenni liturgie, specie quelle presiedute dal vescovo della diocesi di Fano, e che quindi si svolgono qui in cattedrale, e in particolare il coro prende posto negli antichi stalli settecenteschi alle mie spalle, e è accompagnato dal suono dell'organo maggiore in cantoria, il Mascioni dal 1909, e più recentemente dal nuovo organo positivo degli organari dell'Orto e Lanzini, acquistato nel 2012. Nelle solennità principali la cappella musicale è impegnata anche nell'animazione dei vespri solenni e nell'esecuzione di concerti in cattedrale, proponendo musiche di varie epoche e stili a commento e riflessione dei misteri sacri celebrati. L'attività concertistica è aperta anche ad altri contesti non strettamente liturgici. La cappella si è infatti esibita anche in ambiti importanti, sia in Italia che all'estero. Abbiamo all'attivo numerosi gemellaggi con realtà corali appartenenti anche ad altre confessioni cristiane. A titolo di esempio,
il coro si è esibito in concerti e ha partecipato alle liturgie nella cattedrale di St. Albans e nella parrocchiale di Shambrook in Inghilterra, nella chiesa luterana danese di Aarhus e nella chiesa luterana svedese di Linköping. Questi cori ovviamente hanno poi restituito la loro visita nella cattedrale di Fano. Abbiamo avuto anche altre occasioni importanti di incontro con il coro della cattedrale di Rastatt in Germania e con i Pueri Cantores della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Il coro si è inoltre esibito nella Basilica di Loreto e nella chiesa di San Tommaso di Lipsia, in cui operò Johann Sebastian Bach e dove è oggi attualmente sepolto. Queste trasferte sono naturalmente anche importanti occasioni di svago e di divertimento sia per gli adulti che per i ragazzi, che hanno la possibilità di vivere esperienze di vita comunitaria e di gioco, come ad esempio la partita di calcio nella luce della notte svedese o il pernottamento in un ostello del 1400 per i pellegrini nelle colline di Firenze. L'esperienza che mi è piaciuta di più è stata quella in Inghilterra, perché è stata la mia prima. E mi è piaciuta molto la città di Oxford, che è bellissima, e mi sono davvero divertita con il gruppo. Si generano poi così scambi culturali con realtà e modi di vivere diversi dai nostri e anche l'occasione di affrontare avventure di viaggio che possono solamente migliorare positivamente la loro formazione. Per me il viaggio più bello è stato quello in Danimarca, dove nel tragitto ci siamo fermati a far sosta in Germania, a Lipsia, e lì abbiamo cantato tutti insieme davanti alla tomba di Bach. È stato un momento molto bello. Il viaggio più bello, secondo me, è stato quello a Firenze, dove abbiamo cantato sotto la cupola dei Brunelleschi, nella Duomo di Santa Maria del Fiore. Una cosa che capita una volta nella vita. Il coro ha anche partecipato a concorsi corali in Italia ricevendo ottimi riscontri e in particolare è stato premiato in concorsi riservati a cori liturgici. Accanto all'attività liturgica è altrettanto importante l'attività artistica della cappella musicale, che anche insieme ad altre formazioni corali, strumentali, orchestre, ha presentato negli ultimi anni opere di rilievo, come ad esempio il Gloria in Re maggiore di Vivaldi, e in quest'ultimo anno una messa di un autore contemporaneo, Steve Dobrogosh, per coro, pianoforte e orchestra d'archi. La Corale da anni collabora con l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e con il Conservatorio Rossini di Pesaro come coro laboratorio per gli allievi dei corsi di direzione. Oggi risulta molto importante il compito ministeriale che la Cappella svolge nella liturgia ed anche il ruolo di faro e paradigma per la vera e buona musica sacra per il culto cristiano, così come le è riservato dai documenti della Chiesa.